A Marassi, stadio Luigi Ferraris, la Nocerina cerca contro la Sampdoria di dare continuità alla vittoria importante di sabato scorso contro il Verona del San Francesco. Agli ordini dell'arbitro Baracani si affrontano una squadra favorita, la Samp di Iachini, che vedete inquadrato, contro la Nocerina di Auteri, a sua volta inquadrato, che sicuramente parte sfavorito in questo match. Pronti via, la Samp impone immediatamente un ritmo abbastanza alto al match, il traversone di Lachko, la conclusione da parte di Juan Antonio, anzi di Munari, che finisce alta sopra la traversa. Eccolo Juan Antonio, il pallone per Pellè che va alla conclusione e per poco non azzecca l'incrocio dei pali, sfera di un soffio a lato. Ancora la compagine di casa, il traversone di Munari, attenzione, sembra in fuorigioco Pellè, invece non è così per l'assistente di destra di Baracani, rete del vantaggio per la Sampdoria al quinto minuto e mezzo. Il traversone di sinistro di Munari effettivamente in fuorigioco ed Eder sembra invece venire avanti un pochino meglio Pellè sulla difesa rossonera. Restano i dubbi tanti sulla posizione sia di Eder ma anche su quella di Pellè. Insiste la formazione blu cerchiata, il pallone ancora al centro, ci prova con il piattone di sinistro sempre Pellè, il pallone finisce fuori. Merino ora, una finta, il pallone in mezzo, Castaldo ci prova con l'esterno destro, la palla che viene deviata in angolo dal corner, non riesce a prendere la palla Romero e sempre Castaldo ci arriva male con il destro, sfera che finisce sopra la traversa, l'uscita davvero avventata di Romero, ma Castaldo si mangia il gol. Attenzione dalla sinistra, Lachko, il pallone al centro e trova il gol realizzato ancora da Pellè, è stato Renan a mettere in mezzo il pallone messo dentro da Pellè, ci sembra anche questa una posizione più che dubbia, forse al di là di tutta la linea difensiva e davanti alla linea del pallone Pellè, non così per l'assistente, proteste veementi della Nocerina, insiste però la Samp, conclusione questa bellissima proprio di Pellè, ancora la palla che finisce fuori, contropiede ora Juan Antonio, attenzione Juan Antonio, il pallonetto e la sfera che finisce fuori, vicinissima al 3-0 la Samp di Iachini. Passiamo con le immagini al secondo tempo, la Nocerina ha perso Rea per infortunio, attenzione a Negro, prova la conclusione, poi viene contratto da Gastaldello, Negro chiede il penalty ma ha già calciato Merino, il cross, il pallone che finisce di un soffio a lato, la Nocerina domina il secondo tempo, il pallino del gioco è sempre tra i suoi piedi ma non riesce a trovare il gol, qui Catania, spettacoloso il tiro di sinistra, palla sull'esterno della rete, bella la punizione anche di Eder con la risposta di Concetti in calcio d'angolo, il tiro centrale comunque di Eder, molto bravo Concetti a mettere in corner. La Samp agisce prevalentemente di contropiede, questa è una telefonata di Pellè a Concetti. Merino sguscia via, attenzione al peruviano, il pallone di destro in mezzo, Negro con il destro cincischia ma è finita, 2-0 per la Samp.